Bene, ben ritrovati alla seconda parte di questo corso di presentazione della Shellfish, nella quale parliamo della gestione delle variabili. Ok, vediamo una panoramica su questo argomento che è importante, le variabili per la programmazione degli script e in generale sono molto importanti, in ambito del software. Quindi, la gestione delle variabili passa tutta dal comando set, quindi in fish le variabili vengono impostate, cancellate, etc, con il comando set. Allora facciamo una prima prova. Set mia var prova variabile. Quindi il primo parametro è il nome della variabile che vogliamo creare. Il secondo è il contenuto iniziale, diciamo l'inizializzazione della variabile. Tutto separato da spazi, quindi set, che è il comando, mia var, che è il nome, doppie virgolette, prova di variabile. Faccio enter. In questo momento, nella mia sessione di fish, che sto usando in questo terminale che vedete qui sulla sinistra, è viva e attiva nella memoria questa variabile. Verifichiamo che sia vero con il comando echo, questo ormai lo conosciamo anche da Bash e dappertutto perché echo è omnipresente, e pure il dollaro per indicare che voglio interrogare una variabile. Questo anche in Bash è la stessa cosa, le variabili sono prefissate con un dollaro, quindi mia var. Enter e vedete che mi presenta il contenuto che gli ho dato. Quindi creazione e impostazione di una variabile set mia var valore. Vale anche in seguito, ovvero set mia var nuovo valore è sempre quello il comando, Quindi io posso dargli un nuovo valore e prenderà la variabile il nuovo valore. Fatto sta che la variabile è creata ed è gestita nel suo contenuto sempre dal comando set. Poi, la cosa molto interessante di Fish è che ogni variabile è in realtà considerata una tupla che in ambito Fish è chiamata, diciamo in gergo Fish è chiamata lista, che può contenere 0. Quindi una variabile completamente vuota, uno o più elementi. Ecco, il tutto, e questo appunto il bello, avviene dinamicamente, ovvero non è necessario definire prima la variabile con il numero di elementi che si prevedono di caricare. Ovvero una variabile io posso caricarla con un valore, come ho fatto qui, set mia var, questo è un valore caricato. Così come la prossima volta posso ricaricarla con il comando set con tre stringhe, 4, 5, senza dichiarare niente di particolare, sempre set mia var valore, spazio valore, spazio valore, spazio valore. Ecco, per caricare una variabile lista, quindi, basta specificare i diversi elementi separati da uno spazio, appunto, ecco qua quello che ho appena detto. Facciamo una prova, quindi andiamo sempre con la nostra mia var. Set mia var e qui metto come lì nella scaletta, qui non metto neanche le virgolette perché sono stringhe semplici senza spazi in mezzo, niente, quindi scrivo qui, qua, pippa e pippo. Quindi sto caricando la variabile mia var con 1, 2, 3, 4, 5 elementi. Voilà, è fatto. Per sapere di quanti elementi è composto il contenuto della variabile, io ho a disposizione un comando specifico di fish che si chiama count, quindi posso dire dammi, ritornami il numero di elementi contenuti in quella tal variabile. Quindi faccio count mia var. Senza dollaro perché sono in ambito dei comandi fish, quindi non in quelli standard tipo echo, e mi ritorna Perché mi ritorna 1?
Scusate. Ok, vi chiedo scusa, ma nella mia scaletta ero convinto che il comando count non richiedesse il dollaro, invece lo richiede. Per un errore di battitura o che so io, mi era sparito il dollaro davanti, quindi count mia var senza dollaro mi ha dato uno che è sbagliato, in quanto abbiamo detto che ho caricato 5 elementi nella variabile. Quindi count con il dollaro per identificare la variabile, vedete che mi torna 5. Infatti count mi torna il numero di elementi separati da spazi che io ho caricato con questo comando. Vabbè, scusate. Cose che succedono in diretta. Comunque, resta valido tutto il resto che ho detto. Set per caricare, count per dirmi quanti elementi quella tal variabile contiene. Poi, per aggiungere un elemento all'inizio o alla fine di una variabile, perché io ho la mia bella variabile che, se faccio l'eco, facciamo un po' di pulizia, va? Se faccio l'eco mia var, vedete che mi torna i 5 elementi. Voglio aggiungerne uno prima o dopo, quindi conservare quanto c'è già contenuto nella variabile. Facile, aggiungerne uno alla fine, faccio il set, come qui nella scaletta, quindi dico set mia var, che deve essere se stessa, quindi dollaro mia var, perché dico prendi quanto c'è già nella variabile e aggiungici successivamente, quindi spazio, paperino. Voilà. Adesso facciamo una verifica col solito comando eco mia var e vedete che adesso gli elementi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 col paperino. Facciamo l'esercizio di nuovo col count, visto che prima ci ha dato problemi di scaletta. Vedete che è diventato 6. Il totale degli elementi ora sono giustamente 6. Per aggiungere invece all'inizio un elemento a questa variabile, quindi prima, non dopo, facciamo quel comando indicato nella scaletta, quindi mia var invece di dire dopo cosa aggiungere, lo dico prima. A questo punto dico Pluto spazio dollaro mia var, quindi prima il Pluto e poi quello che c'è già contenuto in mia var. Solita verifica, ecco, quindi c'è il Pluto davanti, lo vedete, e il count, già che ci siamo, è diventato di 7. Perfetto, eh? L'aritmetica non è un'opinione, siamo a posto. Abbiamo aggiunto un elemento alla fine e all'inizio. Facile a questo punto pensare a un ciclo di uno script che carica man mano una variabile con valori prima, dopo, insomma, avete capito il meccanismo, eh? Per aggiungere un elemento invece in uno specifico valore di indice o dimensione della nostra variabile lista, possiamo dare fra parentesi quadre, proprio l'indice specifico, eh? Quindi la prima opzione che mostro qui è aggiungere un nuovo elemento. Quindi sappiamo che ne abbiamo 7 di elementi adesso nella variabile, voglio aggiungerne un ottavo. Posso usare questa forma, quindi dico set mia var nella posizione 8. E ci aggiungo con le virgolette nonna papera, perché nonna papera contiene uno spazio. Quindi per non far interpretare questo spazio come due elementi separati, nonna e papera, metto fra virgolette e quindi diventa un elemento unico malgrado lo spazio che contiene. Allora facciamo enter, solita verifica, count sono diventati 8. E l'eco mi fa vedere la bella nonna papera in fondo. Molto bene. Per sostituire un elemento è la stessa cosa, quindi non solo aggiungerne di nuovi, ma io voglio sostituirne uno di quelli esistenti. In questo caso voglio sostituire il secondo. Ecco, ricordo che Fish, al contrario magari di altri linguaggi di programmazione o altre shell, l'indice non parte da 0, ma parte da 1. Quindi la prima dimensione di questa variabile è 1, 2, 3, eccetera, fino all'8 in questo caso. Adesso io nell'esempio voglio sostituire praticamente la seconda posizione scrivendoci paperoga. Al posto di cosa vediamo Pluto qui, al posto di qui voglio metterci paperoga. Allora facciamo set mia paperoga
var, parentesi quadra, secondo elemento, chiusa parentesi quadra, paperoga, anche senza virgolette, credo che, vabbè. Paperoga, faccio enter, solito controllo. Eco, vedete che il secondo elemento è diventato paperoga e non più qui. Se conteggio le quantità di elementi sono sempre 8 perché l'ho sostituito, non ne ho aggiunti. Perfetto. Quindi anche qui, se avete già seguito il corso Bash, o se siete, ve ne intendete già di programmazione di indice, eccetera, facile anche qui capire come una variabile in un loop, in un ciclo, può essere interrogata o modificata usando in modo variabile questo indice. Che questo indice ha anche delle proprietà interessanti che vediamo fra un attimo. Allora, ecco, per leggere un elemento da una variabile lista si usa l'indice, che è poi quello che abbiamo appena usato anche per caricarla, che parte da 1, e l'ho appena detto prima, e non da 0 come in Bash o altri linguaggi di programmazione. Quindi, diciamo così, per noi utenti comuni è più intuitivo. Nel mondo dei computer lo zero ha il suo senso di partire da zero. In questo caso noi siamo abituati, insomma, se qualcosa parte, un conteggio si parte da uno di solito, eh? Quindi è intuitivo pensare all'uno come al primo elemento e non allo zero. Quindi ecco, per leggere un elemento specifico, possiamo usare appunto sempre questo indice, non solo nell'ambito del comando set, ma anche per esempio nell'ambito del comando echo. Quindi eco, voglio leggere il primo indice come lì in scaletta, metto fra parentesi quadre il mio bel indice e mi torna solo Pluto, evidentemente. Volessi leggere il quinto elemento, diventa Pippa. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5 e Pippa, perfetto. E così dicendo. Poi le proprietà interessanti di questo indice appaiono adesso, quindi non finisce lì, ma per esempio. Voglio leggere l'ultimo elemento, direttamente l'ultimo elemento di una variabile senza sapere quanti ne contiene a priori, posso usare l'indice negativo, meno 1 per esempio. Leggiamo l'ultimo elemento mettendo un meno 1. Meno 1 vuol dire praticamente l'1 al contrario, ovvero partendo dall'ultimo elemento della variabile, non dal primo, che è l'1 positivo. Quindi meno 1 mi dà nonna papera, perché sappiamo che l'ottavo elemento è nonna papera. Perfetto, meno 1, quindi con l'indice al contrario si va dall'altra parte. Naturalmente non è solo il meno 1, io posso fare meno 3 e mi torna Pippo. Vediamo un po', 1, meno 2, meno 3. Perfetto, quindi sarebbe 8, 7, 6, meno 3 coincide con il sesto. Pippo, perfetto. Ok, quindi usando un indice positivo si legge la lista in avanti, fra virgolette, o se vogliamo metterla così, da sinistra verso destra, e un indice negativo indietro, ovvero da destra verso sinistra. Si possono anche leggere intervalli di elementi, chiamati slices, ovvero fette, slice, fette, quindi si possono anche leggere intervalli. Ecco che l'indice intervalli lo si indica con questa sintassi, quindi come dire, il limite inferiore dell'intervallo che voglio leggere, due puntini che sta a indicare quantità multipla, diciamo così, e poi il margine superiore dell'intervallo. Ecco, facciamo quello lì. Quell'esempio lì, eco mia var, diciamo che voglio leggere, farmi tornare i valori dall'indice 2 fino all'indice 3. E voilà che mi torna paperoga e quo, perché paperoga è il secondo e quo è il terzo. Niente male questa cosa, eh? Immagino valga anche per gli elementi negativi, vediamo un po' cosa succede. Io ci provo, eh. Non lo so se funziona perché non c'è in scaletta, però io ci provo. Dal meno 2 verso al meno 3, vediamo cosa mi dice. Paperino Pippo, quindi meno 2, meno 3, quindi 1, 2, meno 2 questo, meno 3 Pippo, mi torna Paperino e Pippo, proprio in ordine da destra verso sinistra, addirittura, proprio perché prima esce il meno 2 e poi gli chiedo il meno 3. Perfetto, eccezionale. Vedete, anche qui l'indice negativo è molto, molto dinamica questa cosa sulle variabili. Vedetela, ecco,
Probabilmente iniziate a capire perché mi ha affascinato questa shell fish, perché con una sintassi, diciamo, molto chiara, semplice anche da memorizzare, è molto potente. Già qui nelle variabili vedete, con due comandi, con un set, con un count e con il classico echo, cosa si riesce a fare per gestire le variabili, leggerle in destra, sinistra, su e giù, insomma, ecco. Vedete che non è male, non è male, comincia a prendere corpo questo mio interesse per la shellfish che spero cresca anche in voi e siamo solo alla parte 2 del corso. Poi per, tra virgolette, stampare tutto il contenuto di una variabile lista, elemento per elemento, si può usare un semplice ciclo for, per esempio. Introduco già, diciamo, la sintassi di un ciclo for in fish che vedete da qualche elemento che è diverso dai cicli for di bash, eccetera, che tratterò poi in altre parti del video. Però giusto per fare un esercizio carino, la nostra variabile di 8 elementi, la volessi stampare elemento per elemento in un colpo solo, potrei usare per esempio questo ciclo for. A parte il fatto che echo mia var me lo stampa tutto in orizzontale in un colpo solo, quindi con questo comando ce l'ho, ma io volessi stamparli a uno in verticale, quindi elemento per elemento, posso usare questo for. Come ho detto nelle parti precedenti del corso, Fish è una shell che è molto orientata all'interattività, quel comando qui di for io lo posso tranquillamente scrivere interattivamente al prompt dei comandi e vedrete che anche l'indentazione è già prevista automaticamente. Quindi io proprio vi faccio vedere, scrivo il mio comando for val in la sintassi in quanto tale del for, se non capite tutte le parti cosa fanno, non fa niente per il momento. Rivediamo in un'altra parte del corso specificatamente i cicli for, while, eccetera. Quindi per il momento prendetelo, come dire, per buono così. L'unica cosa che è chiara è che devo usare la mia var, quindi sempre con il dollaro. Cosa gli dico in poche parole? Creami un ciclo for usando questo indice di ciclo chiamato val, che lo prende, l'indice del ciclo, lo prende dalle dimensioni di questa variabile mia var, di questa variabile lista. Enter e vedete cosa succede. Dove si è posizionato il cursore? Si è già indentato, ha già fatto un tabulatore lui. Interattivamente il ciclo for. Adesso posso creare il corpo del ciclo for ed è già indentato, quindi mi aiuta nella sintassi. Eccezionale. Semplicemente faccio un eco, ci metto anche per raffinatezza un bel messaggino, voce, spazio, dollaro, val, chiuse, virgolette. Cosa fa questo eco? Mi scrive fisso voce, due punti, spazio, dollaro, val, che iterazione dopo iterazione conterrà un elemento degli 8 elementi della mia variabile mia var. Quindi a uno me li stampa tutti a video. Enter. E poi il mio loop è già finito lì. Faccio end e quindi chiudo il for. Vedete che appena ho scritto end, Fish fa in modo di allineare al for. Quindi io non ho fatto niente. Vedete, io tolgo la D di end, non è più riconosciuto come end, metto end per chiudere il ciclo for e fa già lui fish, mette già lei l'indentazione corretta, l'allineamento corretto. Vedete, eccezionale. Enter e me lo esegue. Ecco qua. Questo comando me lo esegue. Se io uso la freccia della mia tastiera che va in su, richiamo la storia dei comandi, mi ripresenta il mio for che io posso anche andare a editare e modificare. Vabbè, adesso stupidata, cambio solo la V maiuscola. Vedete che poi me lo esegue con la V maiuscola, quindi è un comando come un altro, tanto che è composto da più righe e non tutto su una riga. E vedete comunque, ecco, gli 8 elementi sono qua, eh? Non è male, eh? Stampati però in verticale, non come l'eco normale che me li stampa orizzontale.
Quindi for, avete visto anche la praticità di Fish, l'interattività, uno dei vantaggi è che l'indentazione del codice lo propone già il motore di Fish interattivamente. Perfetto. Per stampare il contenuto in un colpo solo, questo l'abbiamo già visto durante le prove di impostazione della variabile, eco mia var è subito fatto, eh? Giusto per vedere la differenza, come si dice, la differenza qui vicino, ecco, al risultato del loop, vedete? Quindi eco mia var in orizzontale, questo piccolo loop ciclo for me li stampa uno a uno della mia variabile lista tupla. Poi per eliminare un elemento, ecco, per eliminare un elemento, fino adesso abbiamo visto come aggiungere, modificare, ma non ancora eliminare. Per eliminare un elemento ad uno specifico valore di indice, oppure l'intera variabile, cominciamo con eliminare l'elemento all'indice 1 di questa variabile, quindi voglio proprio togliercelo dalle scatole. Il primo elemento sappiamo che è Pluto. Voglio eliminare Pluto dalla mia variabile, quindi è sempre set il comando, però con l'opzione meno "-e", che vuol dire erase in inglese, quindi elimina, pulisci, cancella. E sempre la mia variabile con l'indice, quindi dico cancella, ma proprio quell'indice lì, enter. A questo punto cos'è successo? Vediamo se invece di scriverlo me lo ritrovo. Ecco, count è diventato 7, non è più 8, perché ne ho tolto uno, fisicamente tolto dalla mia variabile lista. Faccio eco, vedete che inizia da, il numero 1 è diventato Paperoga perché gli ho tolto sotto i piedi il numero 1 che era prima Pluto, non c'è più e sono 7 elementi. Voilà. Vogliamo riusare anche il for? Ma sì, dai. E voilà, adesso parte da Paperoga e finisce con Nonna Papera e non più da Pluto. Per eliminare completamente la variabile, quindi proprio mia var farla sparire, devo fare lo stesso comando ma senza indicare un indice, semplicemente il nome della variabile. Quindi set erase elimina mia var, enter, e adesso ciao ciao mia var. Il loop non ci dà più niente, l'eco non ci dà più niente, il count ci dà 0. Sparita. Quindi vedete, è molto potente questa gestione di variabili, ma è anche molto semplice, molto stringata. Il comando set fa tutto e non è finita. Adesso andiamo avanti ancora a vedere altre opzioni. Il comando set fa tutto e queste variabili sono dinamicamente delle liste. Noi possiamo inserire uno o 100 elementi senza specificare niente di particolare. Basta che popoliamo questi elementi con il comando set. Poi, le variabili adesso le abbiamo definite così senza niente, nessuna opzione particolare. C'è la possibilità di creare delle variabili cosiddette universali. Cosa sono le variabili universali? Nota, una variabile universale è persistente, ovvero rimane viva anche se si chiude Fish o si riavvia il PC. Cosa succede con una variabile universale? Fish la memorizza in qualche suo file di configurazione e anche se chiudo questo terminale, lo riapro, mi ritrovo la mia variabile universale. L'avessi fatto con questa variabile mia var, che è una variabile, chiamiamola così, non universale, normale, solo in memoria di questa sessione, chiudendo questo terminale, riaprendo la mia variabile mia var sarebbe sparito, oppure aprendo un nuovo terminale non l'avrei vista in quel nuovo terminale perché è solo vivo nella memoria di questa sessione. Invece con le variabili universali posso passarmi da una sessione all'altra, da un terminale all'altro. Come si fa? È sempre il comando set. Ecco, facciamo questo. Semplicissimo, set meno u è l'opzione per dire u maiuscolo universale. Quindi sto definendo la variabile pippa questa volta con il contenuto universale. Molto banale come esempio. E voilà. Pippa adesso è una variabile universale, quindi possiamo verificare che è presente fra l'elenco di tutte le variabili universali predefinite in Fish di sistema. Per vedere tutte le variabili conosciute a Fish con i rispettivi valori, usare il comando set senza parametri. Quindi set enter mi dà tutto un elenco
Che parte, accidenti, un po', ecco, set, enter, vedete qui in ordine alfabetico più o meno, tra maiuscolo e minuscolo, queste sono tutte variabili o del mio sistema Ubuntu, che sono comunque considerate universali da Fish, o definite specificatamente come universali da me durante una sessione di Fish, un terminale, una sessione terminale. Ecco, la mia pippa, vedete che è elencata qua, pippa con il suo valore universale, quindi è universale. Se usiamo così questo giusto per conoscenze, per informazione, se facciamo il comando set meno n, vediamo solo i nomi delle variabili senza il loro contenuto. Quindi, giusto per conoscenza, faccio set n, vedete, mi fa vedere esattamente lo stesso elenco, ma senza il contenuto. Pippa è lì. La controprova, credo, apro un altro terminale che è una nuova sessione di Fish, quindi non ha niente a che vedere con questa che sto usando durante questo video. Quindi vedete, ne ho aperta una nuova. La prova è che mi è apparso il messaggio di saluto, di benvenuto. E facciamo set meno n. Vedete che Pippa è conosciuto. Questo perché proprio c'è Pippa, adesso è dentro, inserito nella configurazione di Fish, quindi è conosciuto anche qui. Se io faccio eco dollaro pippa, mi esce universale, e questo qui è proprio un nuovo terminale, che un nuovo ambiente che non ha niente a che fare con questo. Essendo universale la variabile, è conosciuta però subito, immediatamente, dappertutto. Usciamo. Ok, e questo è importante, se voglio definire delle variabili persistenti che mi servono per delle cose mie, so che posso farlo così in modo molto semplice. Cancellarla si cancella esattamente nello stesso modo come le altre variabili, come abbiamo fatto prima con la mia var. Quindi voglio togliere questa pippa che è solo una prova. Io faccio set meno e pippa o pippa e poi rifaccio l'elenco, vedete che pippa non c'è più rispetto all'elenco precedente. Non so se c'è. Ecco, qui c'era pippa, l'ho cancellata e adesso pippa è sparita, non c'è più pippa. Banale, eh? Vedete che è molto semplice, poche opzioni. Ecco, un'altra informazione può essere utile. Anticipo qui qualcosina, qualcosina no. Comunque, una variabile universale con un nome particolare è quella chiamata editor. Se è valorizzata questa variabile con il nome di un editor da terminale o anche non da terminale, comunque con un eseguibile, un editor tipo Nano, ecco per esempio, il classico Nano, verrà richiamato per difetto quel particolare editor, qualora fosse necessario per un comando di Fish. E diciamo che la definizione è uguale come per qualsiasi variabile universale, eh? Comunque io appunto la definisco come variabile universale perché voglio che questo editor sia impostato per tutte le sessioni di Fish. Quindi posso fare set-u editor maiuscolo, scritto proprio così. Deve essere così, nano, ok. Poi guardo l'elenco di tutte le variabili universali da qualche parte, l'editor più o meno in ordine alfabetico. Ecco qua, editor è valorizzato con nano. A questo punto, qualsiasi comando di Fish che abbia bisogno dell'editor richiamerà quello e non il suo editor interno. Come dico qui, d'ora in avanti, usando ad esempio il comando func. Func ed o funced, insomma, func ed, pronunciatelo come volete, che vedremo comunque nella parte dedicata alle funzioni. È un comando per editare il codice che è contenuto in una funzione, viene aperto in nano e non nell'edito integrato di Fish, che è un po' più limitato. Questo perché Fish include già lui come dire, un mini editor di testo per appunto editare i cicli for che avete visto prima, per esempio. Il for per stampare il contenuto della variabile viene indentato il codice tutto perché interviene quell'editor integrato di Fish.
Anche per editare le funzioni, il codice di una funzione di Fish, possiamo usare appunto funcAdd qua, questo comando, che se non è definita la variabile editor, richiama l'editor interattivo integrato in Fish, se no richiama nano. Ecco, questo è così, un'informazione che vi voglio dare per magari praticità a uno che è abituato a usare Nano oppure vuole avere un editor un po' più dinamico che non quello integrato in Fish. Si trova comodo questo, si può sempre impostare per difetto quale editor richiamare. Ecco, adesso che ho impostato Nano, verrà richiamato Nano. Ripeto, l'ho voluto, dovuto mettere qui perché sto parlando di variabili universali, editor, scritto tutto maiuscolo, è una variabile universale con un nome particolare, però non voglio anticipare troppo perché poi l'esempio qui col comando funcAdd ha a che fare con le funzioni che vedremo più in là, nella quarta parte di questo corso. È solo una questione di conoscere questa variabile, come dire, con un nome predefinito, che deve essere così in modo che agisca come ho appena detto. Per eliminarla, se vogliamo tornare ad usare solo ed esclusivamente l'editor integrato in Fish, per che sia solo quello che venga sempre richiamato quello, basta eliminare la variabile editor, così, come abbiamo già visto sopra. Per il momento noi la lasciamo qui, la variabile universale editor mi fa comodo averla lì anche per le parti future del video, lasciamo pure impostato nano come editor predefinito. Poi ci sono delle opzioni, vediamo un po', opzioni di creazione delle variabili, validità dentro e fuori le funzioni o i blocchi di codice. Ecco qui immaginiamoci che più che usare interattivamente Fish, stiamo parlando di uno script, ovvero di un insieme di codice per far poi eseguire a Fish questo codice e le variabili è importante dargli il loro dominio, ovvero dove sono riconosciute queste variabili, in quale ambito. Ecco, immaginiamoci uno script più o meno complesso nel quale ci sia una parte principale di questo script e ci siano anche delle parti suddivise di questo script, definite in funzioni interne in questo script, insomma. Ecco, se avete seguito il corso Bash sapete di cosa sto parlando, Ho già detto che questi concetti li dovete o già conoscere o seguire quel corso prima di seguire questo, quindi non sto a ripetere in tutti i dettagli queste cose. Comunque immaginatevi questa situazione e ci sono delle opzioni del comando set che ci permettono di definire in quale ambito di questo script ha validità quella tal variabile. Ecco, come abbiamo fatto fino adesso, senza nessuna opzione particolare, definisco set mia var e la validità di questa variabile dipende dal punto in cui è definita nello script, ovvero vale globalmente se è definita nel corpo principale dello script, oppure localmente se definito in una variabile. Ecco, globalmente si intende che quella variabile, mia var, se la definisco nel corpo principale dello script, è riconosciuta anche all'interno di tutte le funzioni e blocchi di codice contenuti nello script stesso, perché l'ho definito appunto nella parte principale dello script. E le funzioni e i blocchi di codice ereditano tutte quelle definizioni, quindi vale per tutto lo script. Se invece con questa sintassi la definisco in un blocco di codice o in una funzione, questa variabile mia var è riconosciuta solo all'interno di quella funzione. Appena ne esco, nel corpo principale dello script non so che esiste questa variabile, perché esisterà solo all'interno di quella funzione. Tuttavia esistono due opzioni che mi permettono di forzare la validità della variabile a un determinato livello. Allora, set-l, che sta per local, e qui vi dà già l'indizio, mia var, definita così, quindi questa variabile esplicitamente vale localmente, indipendentemente dal punto dove è definita. Quindi set-l varrà solo per quella parte di codice, che sia il codice principale, all'interno di una funzione, all'interno di un blocco di codice.
quindi meno L sarà locale, limitata all'area dove è definita esplicitamente. Quindi si forza una definizione locale della variabile, varrà solo lì. Rispettivamente, se uso l'opzione meno G, che sta per global, e anche questo è indicativa come opzione, set meno G mia var vale esplicitamente in modo globale, indipendentemente anche in questo caso da dove è definita. Quindi, sia che io metta nel corpo principale dello script questa definizione, set meno G, che quindi implicitamente, ma comunque qui è esplicitamente a valore globale, quindi è riconosciuta nelle funzioni, nei blocchi di codice e dappertutto, ma anche se definisco in una funzione, in un blocco di codice, una variabile con questa opzione, set meno G, è riconosciuta anche a livello del corpo principale dello script. Quindi in qualsiasi punto io definisca una variabile come meno g globale, è riconosciuta dappertutto nello script, indipendentemente. Così come ho detto prima, il meno l è locale, a dipendenza, quindi l'area locale di validità dipende da dove definisco la variabile invece. Quindi laddove il meno g è indifferente, il meno L dipende da dove lo definisco. Se in un blocco di codice varrà solo in quel blocco, se in una funzione varrà solo in quella funzione, se nel corpo principale varrà per il corpo principale. Il G invece dice che questa variabile deve essere riconosciuta dappertutto in qualsiasi punto del codice. Voilà, un po' più complicato spiegarlo che a capirlo e a gestire questa cosa, insomma. Un consiglio per, come dire, forse per chiarezza nel codice degli script, almeno il mio consiglio personale, poi può essere seguito o meno, è possibilmente indicare sempre l'opzione, anche se implicito, come in questa definizione, dipende da dove è definita la variabile. Per rendere le cose chiare a chi legge il vostro codice, forse è meglio sempre indicare a che livello si vuole che sia valida la variabile. Quindi, come dire, il mio consiglio è quello di definire le variabili sempre accompagnate dalla loro opzione o meno L o meno G. Ecco, questo giusto per chiarezza. Poi non è che non si possa usare questa sintassi ancora più semplice, ma qui bisogna già fare un ragionamento, dire dov'è questa variabile, allora vale solo qui oppure no. Mentre con queste due opzioni non c'è da fare ragionamenti, è chiaro, dove si vuole far valere quella variabile, dove la si vuol far riconoscere, o dappertutto o solo localmente. Ecco, questo era solo un mio consiglio per il futuro, insomma, per creare degli script che siano chiari per chi vede il vostro codice. Siamo quasi alla fine, sì. L'espansione o sostituzione delle variabili avviene senza virgolette, o fra virgolette doppie, ma non fra apici singoli. Ecco. Espansione cosa vuol dire? Che in un comando classico echo, la variabile viene espansa, ovvero si sostituisce nel risultato del comando echo il nome della variabile al suo contenuto. Ecco, questo avviene se non ci sono assolutamente virgolette, così come avviene la stessa cosa fra virgolette doppie, ma non avviene fra apici singoli. Ecco, vediamo qui i tre esempi. Allora, facciamo pure un copia e incolla, se no. Allora, il primo esempio è quello senza nessuna virgoletta. Voglio scrivere la mia cartella a casa è home. Home è $home, è una variabile predefinita del sistema Linux, che contiene il percorso alla mia home, quindi home Nicola, vedete? E qui la variabile è stata sostituita, è avvenuta la sostituzione perché non è fra apici singoli. La stessa cosa avviene fra virgolette doppie. Quindi metto tutta la stringa fra virgolette doppio, vedete che mi ritorna lo stesso risultato. La variabile è stata espansa, sostituita. Fra virgolette singole invece non avviene. Quindi da sapere che se volete proprio il vostro scopo è stampare la variabile e non il suo contenuto, mettete le cose fra virgolette singole, vedete che fra apici singoli è rimasta $home e non il suo contenuto. Ecco, tutto qua. Poi una variabile speciale molto importante
è quella che è dedicata a passare parametri alle funzioni o agli script e si chiama $argv. Argv, arg sta per argomenti, parametri, v variabili, quindi indicativo anche il nome. Ecco, questa è una variabile speciale. Noi non possiamo, è una variabile riservata di Fish ed è comunque come tutte le altre variabili, una tupla o lista anch'essa. E non possiamo però caricarla né cancellarla né niente, perché è proprio predefinita in Fish di sistema, diciamo. Allo stesso scopo delle variabili predefinite in bash o altre shell che sono le classiche $1, $2, $3 per passare appunto i parametri o a uno script esternamente quando lo richiamiamo, quindi nome dello script, spazio, parametro 1, spazio, parametro 2, spazio, parametro 3, eccetera, eccetera, o all'interno di uno script per una funzione, quindi se una funzione si aspetta dei parametri. Possiamo fare la stessa cosa, quindi nome funzione, spazio parametro 1, spazio 2, spazio 3, eccetera, eccetera. Ecco, questa variabile ha quello scopo. Il grosso vantaggio è che è una variabile sola, ha dinamica, quindi posso caricare in arg o argv, posso caricare un parametro o 0 parametri. Così come posso caricarne 100 di parametri, e sempre questo oggetto che conterrà nelle sue dimensioni è, ricordatevi con l'indice 1, 2, 3, eccetera, esattamente come qualsiasi variabile che definiamo noi, conterrà appunto i parametri da passare a una funzione o a uno script. E questo è, secondo me, un vantaggio rispetto al dover gestire delle variabili separate con un indice fisso, diciamo un nome fisso, $1, 2, 3. Qui è tutto dinamico. RGB, parentesi quadre, 1, 2, 3, 4, 5, che può essere dinamicizzato in un ciclo facilmente. Poi viene caricata indirettamente richiamando una funzione e non si può caricarla direttamente con il comando set. Questo è quello che ho detto, appunto, è una variabile particolare riservata. Lo vedremo anche nella parte 4 del corso dedicata alle funzioni, questa cosa. La stessa cosa vale anche per gli script stessi, quindi non solo per le funzioni, ma anche gli script possono ricevere dei parametri alla partenza, come i comandi di Linux. In questo caso i parametri sono impostati dopo il nome, quello che ho appena detto un attimo fa, il nome dello script, separati da spazi, ci sono i parametri per gli script, come anche in Bash si fa così. E vengono letti appunto all'interno dello script in questa variabile argv, vengono catturati da questa variabile. Quindi un esempio così senza eseguirlo nel terminale, ma leggendolo, io richiamo questo script testfish.fish con un parametro spazio Pluto. Dentro lo script io posso impostarmi una mia variabile interna dello script setpipa che abbia il contenuto di argv indice 1, se poi stampo pipa mi troverò Pluto, quindi l'ho ricevuto dall'esterno, diciamo così, dal terminale, faccio partire il mio script dandogli il parametro e dentro mi ritrovo il parametro. Ecco. Facile, no? Quindi argv appunto è una variabile particolare che cattura i 0 o n0, 1 o più parametri, sia richiamando una funzione, sia richiamando esternamente un file di script. Se ne occupa questa variabile. Poi, ultima cosa, il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito in un terminale o in uno script è contenuto anche in una variabile predefinita di sistema, un po' come argv, c'è anche una variabile $status o status che non possiamo cancellare, caricare né niente. E che contiene appunto il codice di ritorno dell'ultimo comando eseguito. Status qui è come dire, l'equivalente di dollaro punto di domanda per la shell bash o altre shell, immagino. E però capite che dollaro punto di domanda bisognerà tenerlo a mente, più criptico status, lo stato di un comando è già un po' più intuitivo. Quindi la stessa cosa, ma si chiama status. Quindi ho fatto un paio di esempi qui un po' forzati, però man con due n che è un comando che non esiste, se lo eseguo
Lui mi dà l'errore comando non trovato, eccetera, eccetera. E se faccio subito, senza fare nessun altro comando, eco dollaro status, mi torna l'errore 127. Vedete, c'è un codice errore, è successo qualcosa. Se eseguo man, così, senza dirgli dammi il manuale di che cosa, e rifaccio l'eco status, mi dà 1, il codice errore 1. Vedete che varia il codice dello stato a seconda di cosa, di come è funzionato bene o male l'ultimo comando. Se gli dico dammi il manuale di te stesso, del manuale, esce il manuale, esco dal manuale e verifico come è andato. Vedete che 0 vuol dire che è andato tutto bene, il codice 0, tutto ok. Ecco, questo è una panoramica. In sostanza, una buona panoramica di tutto ciò che ruota attorno alle variabili, sia quelle gestite da noi, sempre con il comando set, universali, permanenti o no, sia quelle predefinite di sistema, che ce ne sono di sicuro un paio, una un po' particolare che è dollaro editor, non è proprio la stessa cosa, che argv, e status, che sono proprio predefinite in fiche, che non possono essere né cancellate né niente. Ecco, con questo ho concluso anche questa seconda parte del corso, molto importante sulle variabili. Vi saluto e vi attendo alla prossima. Ciao ciao!